che siamo fuggiti. Chi sta guidando? Stai bene? Mi bruciano le guance. Ok. Lascia stare, cos'è questa nave? Ti spiegherò meglio più tardi. In ogni caso, questa aeronave, Lightwind, ora è nostra. Yuffie? Ah già, lei soffre il mal di mare. Ah, ma si gira? Sono felice, tu stia bene. Dove sono? Ah, ok, lì sopra. C'è un tizio lì sotto. Salve, lei è? Ho molto da fare, ma posso ascoltarti comunque. Chiacchiere. Molto bene, di cosa vogliamo parlare? Voglio sapere... Vuoi sapere perché ci siamo ribellati? Sì. Lavorando su Lightwind eravamo veri e propri schiavi di Edger. Se il presidente lo riprendeva, si sfogava immediatamente sul suo equipaggio. Sopportavamo l'umiliazione ogni giorno, a volte ci picchiava. Finalmente facevo parte dell'equipaggio della famosa Lightwind. Non avrei certo rinunciato solo a causa sua. Vediamo, è stato circa una settimana fa. Io ero di turno, ci dirigevamo verso North Cave. Tutti, incluso il presidente Scarlet, erano a bordo. All'improvviso vidi Sid, il leggendario pilota. Andava e veniva per tutta la nave, guardando ogni cosa, sembrava quasi nostalgico. Alla fine parlò con noi. Non potevo crederci, mi ha impressionato. Era così passionale, come mi avevano sempre detto. Sid ci disse che se avesse avuto Lightwind tutto sarebbe stato più facile. Ora anche noi vogliamo salvare il pianeta. È vero, suona quasi imbarazzante. Ecco perché vogliamo aiutarvi. Tornati da Nord Cave, atterrando a Junon, ho cominciato a urlare al fuoco. E nel bel mezzo della confusione abbiamo rubato la nave della Shinra. Ecco, questa è tutta la storia. È stato solo un piccolo ammutinamento. Ma tu e Barrett eravate stati catturati da Edger. Per giorni abbiamo atteso il momento giusto per potervi finalmente salvare. Perciò, se ora sei libera, è anche grazie a noi. Spero di non doverti più annoiare con questa lunga storia. Va bene, entriamo qui dentro. Non c'è niente. Solo sto tizio. Scusa, parla col Capitano Sid. E dov'è il Capitano Sid? Comunque immagino che sia lui che guida. Di qua ci sono i Chocobo? C'è una freccia. Che noia, ho voglia di cavalcare un Chocobo. Più tardi. Questo è per allevarli, credo. Ah, ecco, lì c'è... Ci sono Sid e Cat Sid. Accidenti, non potevi dirmi che l'aeronave era nostra. Per un attimo ho temuto che Tifa fosse spacciata. Scusa, dovevo tacere per ingannare il nemico. Dai, gli altri ci aspettano. Gli altri sono tutti qui. E loro sono scomparsi. Vabbè, saranno andati di qua. Chi sta guidando? Benvenuta sulla mia nave, Lightwind. Ah, ok, ci sono i piloti. Ehi, ma che cos'hai? Cerca almeno di emozionarti. Sid. Ops. Poco equipaggio. Ah, posso muovermi. Ehi, ci voleva tanto? Tifa, vi darò informazioni sulla Shinra. Se c'è qualcosa che non capisci, chiedi pure. Red? Oh, c'è anche Vincent qui nell'angolo. Pensi che siamo abbastanza forti senza Cloud? Eh sì, perché manca Cloud. Pensi che da soli non riusciremo a salvare il pianeta? Nitero ci sta cadendo addosso e Weapon è infuriato. Ed è proprio in momenti come questi che io non so che cosa fare. Nessuna idea. Devi farti coraggio, Tifa. Dai, pensa una sola cosa. Non si può scendere da un treno una volta che si è saliti. Se solo Claude fosse qui, lui saprebbe cosa fare. Di certo farebbe quella sua strana posa e ci direbbe che cosa fare. Direbbe ogni cosa è sotto controllo, Tifa. Tifa, ma da quand'è che sei diventata così piagnona?
Mi spiace, Barrett. Sono così depressa, mi sorprendo di me stessa. Tifa, la ragione per cui noi pensavamo fosse Claude... Per cui noi pensavamo fosse Claude era perché... Sì, lo so. Per questo voglio esserne certa. Ecco perché voglio vederlo ancora. Sono felice tu stia bene, Tifa. E l'ultimo è Barrett. Ancora? Smetteremo mai di parlare di Claude? All'inizio andavamo bene anche senza di lui. Giusto? E cos'è successo alla forte ragazza che conoscevo? Che fine ha fatto? Forse devo riparlare con Sid. Voglio che tu sappia che non lo disprezzavo. C'è da dire che era un tipo strano. Quando pensavi fosse in gamba faceva qualcosa di pazzesco. E quando pensavi che fosse furbo mostrava quanto fosse stupido. Tutto in lui, dai suoi movimenti al suo modo di parlare, era strano. Con il senno di poi riesco a capire il vero motivo. Comunque, finché c'è vita c'è speranza. Potresti vederlo ancora un giorno, su col morale, bellezza. Un giorno potrò vederlo ancora. Se solo sapessimo dove si trova, con Lightwind ci arriveremmo in un baleno. Forse... Claude era ancora là, in fondo al Nord Crater, quando il terreno si è aperto e l'ha inghiottito. Seppellito nelle profondità della Terra. Nel profondo della Terra? Ehi, parli del flusso vitale! A volte il flusso vitale arriva in superficie da spaccature sul fondo dell'oceano. Ho sentito di posti dove accade. Quindi dobbiamo cercarlo. Forse, solo forse, Claude è... Forse devo parlare con lui per guidare. Wow, Capitano Sid! Tifa, scusami, ma adesso devo insegnare a questo idiota come atterrare. Non preoccuparti, farò in un attimo. Oh, e Tifa? Non importa quale sia la meta, devi essere preparata. Vai nella sala operativa e organizzati. Ah, ok. Sala operativa è quella che abbiamo visto prima. Cockpit? Che cos'è questo? Ah no, è la sala lì di guida. Non c'entra niente. Tu vendi qualcosa? Tifa, stai facendo un ottimo lavoro! Ah, ok, è per organizzare la squadra. Allora mettiamo Barrett e Vincent. E dovrebbe andare bene. Sembra ci sia altro da fare. Ok, ma fammi un fischio quando sei pronto a muoverti. Ah, sì, sono pronto. Sono pronto. Devo parlare con lui. Ah, ci muoviamo? Sì, andiamo. Ah, andiamo! E questa è la nave. Oh, così va su e giù, non... Come si... Ah, ok. Non c'è musica, strano. Questa è Midgard. Oh, quella è la meteora, bella. Allora... Claude era nel Nord Crater. Ah, è partita la musica, ecco. Claude è finito qua. C'è una casa. Ok, si atterra così. Come scendo? Dov'è l'uscita? Qua no, di là siamo in ciò, proprio là sotto, quindi no. Qua? No, mi sa che sono solo rientrato, non sono uscito. Cioè sono rientrato nell'aeronave. Ok, ripartiamo. Allora, con C fa così e non va bene. Qualcuno giunga in un posto fuori mano come questo.
Non mi ricordo quando ho avuto il mio ultimo ospite. Tu chi sei? Io? Sono... Non lo so. Che cosa? Tu non sai chi sei? È molto tempo che non sento il mio nome. Com'era che mi chiamavo? Oh già, mi chiamavano il saggio dei Chocobo, è così. Giusto, ecco chi sono, il saggio dei Chocobo. E chi lo scorderebbe? Cosa posso fare per te? Puoi vendermi qualcosa? Ok, vende roba per il Chocobo, me lo devo ricordare. E questo è un Chocobo di colore particolare e mi ha dato qualcosa. Tecnica nemico, oh grazie. Cerchiamo un po' in giro. Questo è il cratere nord e... Porco mondo, che botta! Lasciamo perdere per ora la barriera invalicabile. Volevo farvi vedere la barriera, non volevo andarci a sbattere contro, però va bene. Ok, cerchiamo Claude da qualche parte. Probabilmente in qualche posto che non è raggiungibile senza l'aeronave. Questa è una città, giusto? Sì. Andiamo a controllare. Non credo di esserci mai stato. Oi, benvenuti! Questa che vedete è Middle. È una piccola cittadina termale. Per gli anziani come me è il posto ideale dove vivere la vita che ci resta. Ho sentito che nel resto del mondo le cose si sono fatte difficili. Qui per fortuna c'è ancora tranquillità. Questo cos'è? Un coso di limonata? Non vi ho mai visto qua intorno. Non siete di queste parti, vero? Come vanno le cose nel mondo? Male. Fra i terremoti e la meteora, che stia arrivando davvero la fine del mondo come vanno dicendo tutti? Oh, che depressione! In che miserabile mondo viviamo! C'è un cannone là sopra. Più cannoni. Venite, signori e signori! Signore e signori! Questo è un vero affare! Abbiamo le migliori armi e armature di tutto il pianeta, le potrete trovare soltanto da noi! Chi prima entra, prima viene servito, avanti, entrate! Su, non esitate, tu là, sì, proprio tu, non restare lì imbambolato! Vieni qui, entra, non essere timido, muoviti! Non riesco a capire per quale motivo ha aperto un negozio in un simile mortorio, sì! Bella musica per un negozio! C'è un Chocobo bianco in miniatura e stanno impazzendo, che succede? I Chocobo ignorano gli umani che non danno loro dei semi. Ok. Benvenuto nel negozio di carità, un negozio di amore e coraggio. Sfortunatamente, con riguardo alle cose che vorreste, gli altri clienti hanno già preso tutto. Mi spiace, non è rimasto nulla. Ah, stavo scherzando. Come posso aiutarvi? Beh, vediamo cosa c'è. Bene, ho ridistribuito un attimo l'equipaggiamento. Controlliamo il resto della città. Tutto deve avere una fine. Un giorno toccherà a te. E ciò vale anche per il pianeta. Tutti ce ne andiamo prima o poi. E tutti restiamo da soli. È il nostro destino. È triste, ma non c'è nulla che possiamo fare al riguardo. L'unica cosa che posso fare per voi è pregare. Cos'è un gatto, sì? Antica Weapon, fine del mondo, non può essere vero, non posso morire adesso. Ho ancora milioni di cose da fare, sono appena al principio. E cosa hanno fatto la Shira e la Milizia in proposito? Dimmelo, sono inutili. Un meteorite però, non è che... Come vedi sono una bella donna e lavoro in questo negozio solo part time. Le nostre merci sono buone come quelle di chiunque altro, vuoi comprare qualcosa? No. Grazie, torno ancora. Anche tu non hai la minima idea se quella stella ci cadrà addosso, davvero? Non posso crederci, com'è potuto succedere? Ok, si scende. Ci sono altre persone con cui parlare, altre case da controllare. Questo è un negozio.
È tipo il piano di sotto. E ci sei sempre tu che ti... Vabbè. Salve, qui i clienti sono sempre ben accetti. Come posso aiutarti? Vende materia. E non sono nemmeno male. Vediamo. Ok. Ho preso quelle che mi mancavano. Grazie mille, torna ancora. No, sono rientrato per sbaglio. Scusi. Piccolino, cos'hai? Sei tutto solo? Ti sei perso, forse? Separato da qualcuno che ami? Che strana cosa. È passata circa una settimana da quando l'hanno trovato... Ah, è passata circa una settimana da quando l'hanno trovato sulla spiaggia? Quel ragazzo con i capelli a punta? Phoenix Wright. È una storia triste e strana. Impugnava quella spada così enorme. Non so, ho un brutto presentimento. Comunque non posso scordare quegli strani occhi blu. Che? Aspettate un momento, cosa stavate dicendo? Scusatemi, la persona di cui stavate parlando. Sì, uno degli abitanti l'ha trovato su una spiaggia qui vicino, più o meno una settimana fa. Poveretto, deve essere caduto in mare molto lontano da qui. Claude, sono sicura che è Claude. Tu credi? L'abbiamo trovato. Dove si trova? Sta bene? Forza, parlate! È in quell'edificio, alla... clinica. Lui è vivo! Claude è vivo! Claude! Ehi, Tifa! Claude? Ehi, ma ti sembra questo il modo di entrare in ospedale? Mi spiace, ma forse un mio amico si trova qui. Un amico? Oh, quel giovanotto! Non ti preoccupare, si trova nell'altra stanza, ma è molto grave. Qui? Di qua. Claude! Oh, Claude, come sono felice di... Claude? Ma che cos'hai, Claude? Claude, ma cosa ti è successo? Avvelenamento da Mako, un caso gravissimo. Sembra che questo ragazzo sia stato esposto ad alti livelli di energia Mako per un lungo periodo di tempo. Probabilmente lui non sa chi sia o dove si trovi ora. Poveretto, non può neanche parlare, è letteralmente 1000 miglia lontano. In qualche posto dove nessuno è mai stato, tutto da solo. Dottore! Accidenti! Claude. Se volete scusarci... Sentite, non è meglio aspettare fuori? Che? Cosa vuoi che faccia? Ti prego, Claude, parlami. Dimmi che mi vedi, che puoi sentirmi. Dimmelo, ti prego. Io non ho perso la speranza. Credo nei nostri ricordi. No, non può succedere, è troppo crudele. Oh, Claude, io... Che ci dice di lui? Parlo di Claude. Ve l'ho già detto, è un avvelenamento da Mako, mai visto un caso così grave. Un'immensa quantità di conoscenza Mako è stata infusa nel suo cervello. È un miracolo che sia vivo, un uomo normale sarebbe morto.
Sì, ma non mi verrà via. È caduto nel flusso vitale arrivando fin qui. Ma ricorda, la luce della speranza può risplendere ovunque. Se vi arrendete, cosa ne sarà di lui? Speranza. Ehi, ma diciamoci la verità. Davvero voglio che lui ritorni? Cosa ha fatto il per il mondo? In quale modo potrà mai aiutarci? Potrebbe non essere altro che l'ombra di Sephiroth. Che cosa ti succede? No, niente, proprio niente, Doc. Stai bene? Sì, sto bene. Mi spiace farvi preoccupare. Ma c'è qualcosa di cui vorrei parlare. Non mi importa di nient'altro, solo di Claude. Io resterò al suo fianco. Già, è la cosa migliore. Per Claude e per te. Fai ciò che devi. Mi dispiace tanto, specialmente ora. Cosa sono tutte queste moine? Presto saremo ancora insieme. Pensa solo a lui. Grazie. Oh, un'ultima cosa, Tifa. Non vorrei chiedertelo, ma... Sei sicura che sia il nostro amico e non l'ombra di Sephiroth? Bene, vedi, io... No, è lui di certo. Ne sei certa? Ok, scusami. Dobbiamo ritornare a Lightwind. Cosa facciamo adesso? Che possiamo fare? Non c'è nulla che si può fare? E non ditemi di aspettare che Claude stia meglio. Oh, io ho delle novità. Sì? Che sei una spia? Ehi, questo lo sapevate? Organizzano qualcosa? Volete saperne di più? Allora, abbiamo due priorità. Uno, distruggere la meteora. Due, rimuovere la barriera alla Nord Cave e sconfiggere Sephiroth. Bene, idee? Il primo problema è già risolto. La meteora verrà ridotta in pezzi. Il piano è già in esecuzione, stiamo raccogliendo materia densa da ogni regione. Cosa? La materia densa è uno speciale tipo di materia ottenuto mediante un particolare processo all'interno dei reattori Mako? L'energia che se ne ricava è pari a 330 volte quella della materia normale. Cosa ne dici? Raggrupperemo la materia densa e la lanceremo contro la meteora. Ciò che userà una tale esplosione da frantumarla? Un missile contro la meteora. Ritenete di avere la tecnologia per farlo? Una cosa alla volta? Ora pensiamo a raccogliere la materia densa da ogni area. Siamo già in possesso di quella di Nibelheim. Non ci resta che recuperare quella di Corel e di Forte Condor. Ho già inviato delle truppe a Corel. Corel! Corel è la città di Barret. Cosa vogliono fare a Corel? La materia densa. Hai detto proprio materia densa? Ne ho già sentito parlare. Una materia piccola vicina a una più grande produce una qualche reazione. Sono certo di questo. È per questo che usiamo la forza delle materie durante i combattimenti. La Shira non deve mettere le mani sulla materia densa. Inoltre, quando Claude tornerà, gli mostrerò la materia densa. Resterà senza fiato. Ti rendi conto di quello che stai dicendo, Barret? Anche se non ne parli mai bene, nel tuo cuore speri che Claude ritorni con noi. Non ho detto niente del genere, solo... Oh, ma vai al diavolo.
Ogni gruppo deve avere un leader. E qui lo farò io. O almeno vorrei farlo, ma non ci sono proprio tagliato. E finora non me ne ero reso conto. Questo è tutto. Eh? Ah, che... Ma cosa succede? Abbiamo deciso che tu sarai il leader. Cosa? Scherzi, vero? No, per combattere ci servi tu e Lightwind. Ci serve per salvare il pianeta. E chi pilota questa nave? Tu. Per questo sarai il nuovo leader. Nessun altro di noi può farlo. Questa nave salverà il pianeta, eh? Ed è un lavoro da veri uomini, no? Ehi, mi hai colpito al cuore. Sono un vero uomo. Io ce la farò. Ehi, voi, seguitemi. Bene, ecco il tuo primo incarico. La sala operativa ti sta aspettando. Bene. Mi sembra tanto che l'abbiamo fregato un po', Sid. Però va bene, dai. Sid. Quando sei pronto partiamo per il reattore di Corel. Avanti, capo, sbrighiamoci. Sid! Ah, era lì in basso, non l'avevo notata, che c'è? So che stai morendo dal desiderio di parlarmi. Ma lasciami in pace, questa nave mi fa... Perché mi hai chiamato tu? Ma vabbè...